19° anniversario della strage di Via D'Amelio. Palermo ricorda. Londra, lo scandalo dell'intercettazione di un giornale di Murdoch provoca un terremoto. Fincantieri di Palermo, durava 10 ore la protesta degli operari. Messina, lo movimento del Forcuna manifestava contro la finanziaria. Butera, l'animalista ottennero pestando la sospensione dello yoga dello serpentazzo. Benedica a tutti. Il 17 o 19 di sto mese si celebrarono a Palermo le commemorazioni per il 19° anniversario della strage di Via D'Amelio. Un numero lo giudice Paolo Borsellino e le 5 poliziotti della sua scorta. Ancora non si sa per la verità di ciò che succedeva. Ecco, furono le mannante di sto vile attentato. Tanti furono i momenti importanti di questi giorni. Domenica la chianata a Montepellierino, fino allo Castel d'Otteveggio. Lo lunare, un corteo di Via D'Amelio, agghicava la facoltà di legge, uno stinno in concomio con gli udici di Matteo, Ingroia e Scarpinato. Lo martedì 19, lo giorno della strage, la tradizionale cioccolata. La gente si spartì tra tutti questi eventi. Speriamo che l'anno prossimo, per il 20° anniversario, si possa fare una grande e unica manifestazione in tale strada, lo giorno 19. Lo scandalo delle intercettazioni telefoniche a danno di Stid e personaggi famosi, ma pure di familiari di vittime dello terrorismo o disastri naturali, fatti dallo giornale inglese News of the World, di proprietà di Murdoch, per accanzare informazioni e scoop, sta provocando un terremoto nell'Inghilterra. La passata settimana, ai vertici di Scotland Yard, corrotti dello tabloid, si dimisero e il primo ministro Cameron ha cominciato a perdere popolarità, magari per il suo contatto con il gruppo Murdoch. Lo quadro che sta avvenendo fuori non dona una buona immagine di polizia, mense di comunicazione e politica dello paese britannico. Fincantieri di Palermo. Finì la lotta degli operari dello cantiere navale di Palermo, che protestavano per la mancata acquisizione dei travagli. Come allo solito, infatti, l'ennesimo ordinativo di travaglio, stavolta da 70 milioni, per riparare la nave di crociera Costa Romantica, io allo cantiere di Genova. Lo sciopero finì perché arrivava un nuovo travaglio per le prossime 7 mesi. Stava a trasformare la petroliera Edison. Chista è la vettoria dell'operare. Lo mercoledì passato, il movimento delle Forcune scendì tra le strade di Messina per sensibilizzare i governi locali e nazionali a proposito della crisi dell'agricoltura e per protestare contro la manovra finanziaria del governo italiano. Infatti, se la manovra avesse essere attuata, tutte le ditte, in particolare quelle meridionali e siciliane, che operano nello settore agricolo, dello commercio e dell'artigianato, possono chiudere a causa della perdita di competitività provocata dallo blocco dei liberi mercati, dell'invasione senza nessun tipo di controllo dei prodotti che vengono di fuori, della grande distribuzione e di l'alta pressione fiscale. Sentiamo ciò che disse Ambrogio Vario, presidente dello Codifas. Il problema principale oggi è l'indebitamento delle aziende agricole. Il comparto agricolo è in grande sofferenza perché i politici a livello europeo, nazionale e regionale non tengono conto delle potenzialità territoriali della Sicilia. Noi produciamo eccellenza, ma ci vediamo avvelenati da derrate alimentari sempre più cinesi, sempre più provenienti da paesi dove non c'è nessuna regola. Gli altri punti della nostra rivendicazione sono la defiscalizzazione dei carburanti, una trasparenza economica nelle filiere sarebbe d'obbligo, quindi istituendo un organismo antitrust. Butera, dopo 200 anni, lo yoga di lo serpentazzo sta non si fa più. Nel suo yoga si cerca di tagliare con uno strumento che rappresenta la testa di un serpente, lo coddo una oca morta, appizzata da una corda anta la piazza Dante, per la giornata di Ferragosto. Le proteste degli animalisti finero per vincere sopra la tradizione. L'annunziavo lo Partito Animalista Europeo, dopo una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della provincia di Caltanissetta, alla presenza dello sindaco di Butera, Luigi Casisi. Scrima, lo passato martedì si concluderà a Sheffield delle campionate europee. Buona la prestazione della squadra italiana, che ha vinto sempre in Aghi Roro. Il modicano Giorgio Avola ha vinto il torneo di Fioretto. Ragusa, a comincia a funzionare il progetto di gemellaggio tra l'Università di Annaba, Algeria, e la città di Ragusa. L'amministratura rausani e Karim Boufermé, algerino residente a Ragusa e presidente di un'associazione culturali, si incontrau sta settimana passata per discorrere di la settimana di la cultura e di l'economia, che s'avisse a fare il prossimo ottobre a Annab, per rinforzare gli scanci culturali e economici. Fino al 24 di giugnetto a Santo Vitu c'è lo Sicilia Ambiente Documentari Film
Film Festival. Gli ingredienti della manifestazione, arrivata alla sua terza edizione, sono concerti, attività per i picciriddi, filmati, musica e concumi. Vi parlare di ambiente e sostenibilità, un'esicunte della Sicilia e si valorizza il suo patrimonio storico e paesaggistico. Si fanno pure visite guidate fino ad arrivare alla riserva di Luzingaro. Tennis. Lo passato 17 di giugnetto, la spagnola Medina Garrigas vincì per la quinta volta agli internazionali di Palermo. Lo doppio io agli italiani e Rani vinci. Questo è tutto questa settimana. Ne vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo.